Prosegue il viaggio di TV City per i quartieri storici di Torre del Greco. Tappa questa volta a Terzo Vico Ortocontessa, nel cuore del centro antico della città. Una strada abitualmente percorsa da chi tutte le mattine si reca nelle piazzette storiche, a Via Teatro e a Via Falanga. In pochi sanno però che la giovane Lucrezia D'Alagno, figlia del castellano di Torre del Greco Nicola, di cui il re Alfonso I d'Aragona era perdutamente innamorato, abitava con la famiglia nel borgo di Torre, proprio nei vicoli Ortocontessa. E di questi ne fa menzione anche Francesco Balzano, autore del libro del 1600 L'antica Ercolano, ovvero la Torre del Greco tolta dall'oblio. Luoghi che trasudano di storia, da far conoscere e valorizzare. Lei vive in questo quartiere, in questa zona. Quali sono i problemi di questo quartiere? Siamo nel centro storico di Torre del Greco. Sì, i problemi ci stanno dappertutto, non solo qua. E i controlli li vede in questa città? No, i controlli? Non esistono proprio. Non esistono proprio i controlli qua. Non vede mai i vigili urbani passare da queste zone? Più. Mi pare che non ci stanno più. Stanno solo quando fanno una festa e vanno vigili urbani. Solo questo. Sta sempre sporco qua. È una strada storica questa? Sì, sì. Percorre questo vico Ortocontessa sì, la mattina? Sì, tutte le mattine. È una strada storica? Sì. Un centro storico sì. Antico di Torre del Greco? Sì, un centro storico. Come sì. La trova lei? Una zona abbandonata, degradata? Com'è secondo degradata lei? Degradata e abbandonata. E invece andrebbe rivalutata? Rivalutatissima. Ci racconti qualcosa dei suoi ricordi di Torre del Greco? Vabbè, prima era un'altra cosa, mo hanno chiuso tutte le strade, palazzi che cadono, non si capisce niente più. Com'era Torre del Greco quando lei era più giovane? Bellissima. Adesso è degradata. La cittadina vuole dire qualcosa al sindaco? Di fare qualcosa in fretta. Non anni e anni che passano e non si fa niente. Solo chiacchiere e niente più. Il problema sarà per tutti i paesi. Però piano piano ci cambiamo giusto i paesi e andiamo avanti. È una zona degradata questa? Non penso degradata, proprio abbandonata sicuramente. Perché? Perché guardate stesso voi. Penso dopo. L'erba che cosa ci segnali? Penso a erba, animali, gatti, topici secondo me ci sarà. Quindi parli di condizioni igienico-sanitarie? Sicuramente. Eppure questa è una strada storica. Voglio dire, ci porta al mercato di Torre del Greco. Cioè, un quartiere storico, esatto, antico. Però comunque l'ha abbandonato a se stesso. Quali sono le condizioni di questo vico Ortocontessa? Abbastanza pulita e sicura abbastanza. Lei abita proprio in questa zona? Ci abita mia mamma più giù. È un quartiere storico di Torre del Greco? Molto, molto storico. Secondo lei andrebbe valorizzato, rivalutato? Molto, molto. Certamente. Spero che le cose miglioreranno in futuro, questo spero.